iniziare il video, una domanda: quanti di voi fanno schifo su Stumble Guys come me? Alzino la mano. Ok, vedo che siamo in tanti. No, non c'è nessuno. Probabilmente voi sarete forti, ma io che sono scarso sono curioso di vedere i nuovi trick che ci sono. Comunque nuovi per me, perché giocando da una settimana e mezza chiaramente non li so. Iniziamo con i primi trick nel super slide. Ok, qui già qualche trick, già qualcosina la sapevo, ma chiaramente non so tutto. Innanzitutto ragazzi, so che qua c'era tipo prima un trick, non so se ora ancora si può fare, vediamo, dove praticamente passavi in mezzo all'acqua. Ora questo video qui ragazzi è di qualche mese fa, quindi neanche di troppo. Ok, perfetto, io sono sempre probabilmente l'unico stronzo che si bloccava 10 minuti nelle cose che andavano su e giù. Ho appena scoperto questo trick, molto buono. Oh, ah, continui a slidare così e vai avanti. Perfetto, sali sul bordo. Ah, ho capito, salendo sul bordo. Ok, perfetto, ho capito ragazzi. Adesso salendo sul bordo tu puoi continuare a saltare in questo modo e superare tutti gli ostacoli e praticamente fare una specie di scorciatoia. Sì, è arrivato. Ma secondo voi, ma io riesco mai a fare una roba così? No, è impossibile, ragazzi, per me è impossibile, ci possiamo provare dopo, ma per me è impossibile. Eh sì, lui praticamente salta tutte le curve. Ok, questa roba qui di saltare così chiaramente la facevo anch'io. Lui salta tutte le curve, qui? Cosa sta facendo? E qua? Salta lì sopra? No! Lui salta tutto un curvone, praticamente passa direttamente, clamorosa sta roba, lui passa direttamente sopra. E qua chiaramente passando dal lato salta tutti gli ostacoli, dove io come uno stronzo ogni volta sono l'unico che si blocca un'ora. Qui lui salta sopra, non fa lo slalom, salta direttamente sopra. E qua vabbè, chiaramente sei sfigato, qui non puoi fare niente. Assurdo, questo ragazzi è da provare. Dopo raga proveremo tutto. Ok, sono curioso di vedere che trick ti puoi inventare in questa mappa, che non ci sono trick. Vabbè, qui salti normalmente, lo facevo anche io. Passi direttamente da questa parte, ok, lo facevo anche io. Qua, fermo, vabbè, devi aspettare che i cosi non ci siano, no? Scusa. Ah no, se tu passi a lato e fai il double jump non lo prendi? Che cavolo? C'è un posto... Ah lui... Ma... What the fuck? Come in ogni video salutiamo tre persone che mi hanno seguito sia su Instagram sia qua su YouTube. Quindi salutiamo Sirena Mortenesi, salutiamo Fili Berg e salutiamo Mattia trattino basso Bolla. Grazie mille ragazzi per essere iscritti al canale e avermi seguito su Instagram. Link in descrizione, mi chiamo Zerbian Official. Cioè lui praticamente salta tutta quella parte lì. No vabbè ragazzi, questi trick sono clamorosi comunque, eh? E qui probabilmente devi aspettare, no? Sembra abbastanza ovvio. Vabbè, chiaro, devi aspettare e vai avanti. Prossima mappa, Over Under. Qui che trick ti puoi inventare? Cioè, ci sono trick in tutte le mappe a quanto pare. Ci sono due strade: doppio jump aspetta, doppio jump e salta. Ah, tu puoi continuare a fare così. Cioè, c'è sempre un modo per andare avanti senza fermarti, da quello che ho capito, eh. C'è sempre un modo. Qui te lo fa vedere al rallentatore. E qua? Vabbè, qui non puoi fare niente. O invece sì. E poi vai sulla staccionata. Che figata. No! Non ci sto credendo. Sempre uno verso uno finale. Cresci, ti fai colpire? Cioè dice di farsi colpire? Ti fai colpire perché così vai direttamente a quella dopo. Assurdo. E qua? Vabbè, qui fai il tuo percorso normale, vai avanti. Io questa qui ragazzi non l'ho mai vinta una volta, questa mappa qui, vi dico soltanto questo. Vai all'ultimo proprio pelino e fai il double jump per andare direttamente sul pianeta. Qui vabbè chiaramente vai avanti. Vediamo un po' cosa combina questo tipo qua. Vabbè, qui devi avere culo che non stanno girando nella direzione opposta a te. Se è rosso puoi andare. In che senso se è rosso puoi andare? Non l'ho capita questa cosa sinceramente. In che senso dice che se è rosso puoi andare? C'è scritto Lava Rush. Vediamo qua cosa si inventa questo tipo qui. Qui sono curioso perché questa mappa mi capita sempre. Cioè una volta su due ve lo giuro questa mappa. Non ci sto credendo. Ma che cazzo? Tu puoi andare sulla staccionata? E chi la sapeva sta roba qua, ragazzi? Voi potete andare sulla staccionata qui per evitare il coso di fuoco. Fate prendere lo slalom, questo me lo potevo aspettare. E puoi continuare ad andare sulla staccionata. Ma che figata clamorosa. Ma che figata clamorosa, ragazzi. Stiamo imparando delle tecniche assurde. Adesso no, io voglio finire di vedere tutto il video per vedere che cavolo ci dice. Icy Speed, passi subito sulla staccionata. Qui scommetto che va sopra il blocco di ghiaccio centrale e non fa tutto lo slalom, guardate. Ma lo sapevo proprio come l'oro. Qui jump e bussi da questa parte. Questa cosa qui la facevo già io, proprio di mia intelligenza, senza neanche scoprire il trick. Qui vabbè, passi direttamente, molto easy. E qua in realtà dovresti semplicemente saltare e andare dritto. Cannon clinch, vediamo qua che cavolo dice. Ah, dici di saltare direttamente subito su sto robo qui viola. Ok, ma cosa ti cambia? Vabbè sì, che vai direttamente dritto. Cambia poco, in realtà non cambia più di tanto. Ah, qui vai dietro quel robo lì perché ti copre dalle palle che arrivano. Anche se a me in realtà le palle piace prenderle.
E qui vabbè, la tecnica è saltare sopra gli ostacoli in pratica qua. Qui tu salti sopra tutti gli ostacoli e ti copri con le barriere che già ci sono. In realtà è questa la tecnica. Va bene, dai. Poco il meno utile di tutti, però ci sta. Qui spiego un'altra tecnica, che quale sarebbe? You can jump and jump, puoi saltare due volte. In che senso? Se tu salti qua... Ecco, questa è interessante. Tu praticamente puoi passare sopra tutto. E ancora mi sa, però questa è difficile da attuare secondo me, eh. Questa non è così facile come sembra, ma... Puoi passare anche qui sopra tutti i lati e saltare tutti gli ostacoli. Figata allucinante. Molto figo, ragazzi. Molto figo. Anche questo da provare. Ok, ok. Questa mappa qui mi ricordo che c'era il trick di saltare subito. Ok, qualcosa mi ricordo. Adesso, ragazzi, proviamo con calma e tranquillità. Forse ce la possiamo fare. Allora, qui dovevo andare direttamente dritto. Passare dal lato e fare lo slalom così. Perfetto. Qui passiamo da questa parte. Vediamo un po', ragazzi, se funziona il trick. Facciamo così. Molto buono, il trick funziona. Il trick funziona. Andiamo avanti, andiamo avanti, andiamo avanti. Qui bisognava passare da qua sopra. Il secondo trick ha funzionato. E let's go. Siamo arrivati al traguardo così. Buono, buono. Ovviamente non abbiamo usato tutti i trick del video perché, cioè, sono abbastanza troppo scarso ora per capirli tutti. Però già ci sono i primi miglioramenti. E ce l'ho fatta. Molto probabilmente di solito perdo qui, eh. Seconda mappa. Voglio quella dell'acqua, per favore. Quella dell'acqua. Slide, come si chiama. Voglio provare quei trick lì a tutti i costi. Ok, anche questa mappa è interessante. Anche questa mappa molto interessante. C'era il trick di saltare così sul lato. Vediamo se riesco a farlo. Vediamo se riesco a farlo, ragazzi. Me lo ricordo. Qui c'era il trick del double jump, di continuare a saltare. Che ce la fai? Lo sto riuscendo a fare anch'io. L'ho fatto anche io. L'ho fatto anche io. Sono un animale. Sono la persona più forte della storia. Lo rifaccio, ragazzi. Lo rifaccio, ragazzi. Lo rifaccio. Molto buono. Molto buono. Oh, oddio. Cosa ho fatto? Qui c'era il trick così. Vabbè, c'è stato un problema comunque basico, eh. C'è stato un problema basico nell'usufruire del trick. Effettivamente ce la possiamo fare, ragazzi. Potrebbe essere che arriviamo. Potrebbe essere che arriviamo. 5, 6, 7. Non è andata come mi aspettavo. Però comunque riproviamo. Secondo tentativo. Dai, forza Zerbi. Forza Zerbi. Perfetto, funziona. Passare dal lato. Passare dal lato. Passare dal lato. Molto buono. Forse il trick non era proprio così. Non sta funzionando tu. Vabbè, chiaramente ci vuole un po' di allenamento. Per favore, dimmi che la seconda partita è quella buona. Dimmi che la seconda partita è quella buona. Comunque noto che sono tutti degli animali in questa mappa. Ma com'è possibile che sono tutti così forti? Cioè, ragazzi, vanno tutti avanti velocissimo. Ma che cavolo. Guarda la gente di sopra che utilizza il trick. Guarda la gente di sopra che utilizza il trick. Sono l'ultimo. Com'è possibile? Com'è possibile che sono tra gli ultimi? Com'è possibile che sono tra gli ultimi? Ma come cavolo è... Ma come cavolo è possibile che sono tutti così forti in questa mappa? Forza, forza. Trick di passare qua sopra. Andiamo, andiamo, andiamo. Andiamo, andiamo, andiamo. Il primo trick funziona. Il primo trick funziona. Perfetto, si va. Siamo, non dico che siamo tra i primi, ma... Non ci posso credere, non ci posso credere. Non ci posso credere. Non ci posso credere. Intanto mi scrive Alex. Alex, per favore, Alex, levati. Alex, non mi devi scrivere adesso. In questi momenti. Basta! Alex, non mi devi scrivere. Forza, 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 forza. Forza, 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 forza. Dai, che ce la dovremmo fare. Non ci posso credere. Non ci posso credere. Sì, sì, sì. 10 su 16. Sì, sì. Ce l'abbiamo fatta. Qualificato, ancora nuovamente qualificato. Dai, forza, per favore, tryhard al massimo, ragazzi. Sto tryhardando al massimo. Non mi ricordo qui se c'erano delle tecniche speciali, anche se in questa mappa in realtà non credo. No, hanno fissato, non si può più fare. Ero sicuro, ragazzi, che il bug era una cosa di questo tipo, eh. Mamma mia, mi sto innervosendo. Mamma mia, mamma mia. Cosa succede adesso? Imparatevi i trick perché io faccio schifo.